Desiderio è, già da quando ero piccola, era quello di viaggiare. Perché per me le cose belle, interessanti, succedevano non nel paese in cui vivevo, nel Salento. E mi immaginavo, ma chissà che cosa succede in Italia, nel nord, ma anche, non lo so, in altre parti del mondo. Poi ho avuto anche la fortuna di viaggiare, ma di viaggiare moltissimo e di conoscere e di visitare paesi dalle culture molto affascinanti. Però c'era ogni volta una cosa che mi sorprendeva. E mi chiedevo come mai in un paese come, che ne so, la Spagna, la Grecia, ma anche geograficamente molto più lontani, no? Che poteva essere, che ne so, il Messico, Guatemala, come mai io percepivo un'aria di casa, una strana sensazione. C'erano troppe cose che mi ricordavano il Salento. A questo punto veramente ho sentito l'esigenza di intraprendere un viaggio, che doveva essere il viaggio della consapevolezza, mi sono resa conto poi che è stato. Ed è stato il viaggio più bello della mia vita. Scoprire il Salento. Nel Salento, ma ovunque, sai, non è. Ci sono dei posti, dei luoghi che raccontano le dominazioni, i popoli che si sono succeduti. E a me l'idea che dentro di me ci sia un po' di greco, di messapico, un po' di normanno, beh, è una cosa che mi emoziona davvero tanto. Ragazzi, ora quello che io vi auguro e di intraprendere il viaggio della vostra vita, che deve essere quello della conoscenza di sé, della conoscenza delle persone che vi hanno preceduto, o anche semplicemente che hanno abitato quel territorio. Ed è questo quello che io vi auguro. Fate buon viaggio. Querida abuelita, estoy muy lejos de ti, en un país que se llama Italia, al otro lado del océano. Italia es hermosa, su forma parece una bota. Y yo vivo en el Salento, que es el tacón de la bota. Buon aniversario! Han pasado 5 años. Sono passati 5 anni da quando ho lasciato la Colombia. E voglio farti sapere che sto bene. La mamma e il papà italiani sono meravigliosi. Da subito mi hanno trattato come una loro figlia. E in poco tempo sono diventata una di loro. Parlo bene l'italiano. Ogni tanto la mamma ride perché capita che ancora mi confondo con lo spagnolo e faccio un miscuglio con il dialetto salentino. Sai che hanno parole uguali alle nostre? Io tenia una manta arruinata. In salentino si dice «Io tenia una manta arruinata». Sembra proprio castigliano. Però se per voi ce la fate da questo punto a riprendere tutto quanto l'ingresso, sì? Sì, facciamo l'ingresso. Sto? E poi ci spostiamo lì. Perfetto, perfetto, vai, perfetto, perfetto così, va benissimo. L'interno lo facciamo dopo, va bene? Va bene. Direttrice, credo di aver trovato pure io qualcosa. Sembra una punta? Eh sì. No, dai. Allora iniziamo a mettere questo in punta. È meraviglioso, guardate. Se è quello che penso io, allora questo merita
che ci si fermi un momento, abbiamo veramente due mondi a confronto e facciamo un po' il punto della situazione insieme. Questo Neanderthal che qui ha frequentato ben 8 grotte all'interno del parco, è arrivato qui almeno 100.000 anni. No, benvenuta, guarda, capiti in un momento straordinario. Noi stiamo scavando una grotta che è stata frequentata prima dall'uomo di Neanderthal e poi dall'uomo sapiens e ci sono appena stati due ritrovamenti davvero esemplificativi, belli, meravigliosi. Guarda, questo è uno strumento prodotto e utilizzato dall'uomo di Neanderthal, è una punta, e l'uomo di Neanderthal con questa andava a caccia. Quando è arrivato pensa che il mare si trovava a circa 5-7 metri al di sopra del livello attuale, quindi faceva molto più caldo, c'era un clima, anche gli animali, c'era l'ippopotamo, c'erano anche animali da clima molto più caldo. Ebbene, è in questo ambiente in che 45.000 anni fa arriva l'Homo sapiens. Petra, su Petra, alza parita. Roca è il luogo del Mediterraneo centrale in cui i rapporti fra il mondo egeo, micenei e minoici prima dei micenei, e il mondo indigeno, l'Italia del secondo millennio avanti Cristo, l'Italia dell'età del bronzo, i salentini dell'età del bronzo, interagiscono in una maniera che ha lasciato tracce che per quantità e qualità non hanno eguali. Questo tratto di costa adriatica è il punto più vicino per attraversare. Qui siamo a 70 km dalla costa albanese. Quando si pensa all'età del bronzo, si pensa a Troia, Agamennone che parte. Abbiamo tutti sicuramente in testa le parole di Omero da una parte, con queste decine di imbarcazioni che prendono il mare per andare ad attaccare Troia. Questo luogo, questa fortificazione, è una delle architetture più importanti, più maestose della preistoria mediterranea. Questa è la fase in cui in Puglia abbiamo una serie di insediamenti fortificati costieri che controllano questo tratto di costa. Degli empori, dei luoghi nei quali le genti che arrivavano dal mondo miceneo non erano solo di passaggio, non passavano da qui solo per andare altrove, non scambiavano solo beni, ma si fermavano. Ma come navigando, giunsero all'altezza della Iapigia. Una grande tempesta li gettò a mare. E con grande cambiamento, da cretesi divennero gli Iapigi Messapi e invece di isolani, continentali. La tradizione storiografica erodotea ci parla dei minoici che vengono colti da una tempesta, le loro imbarcazioni si infrangono sulle coste salentine e qui fondano nuove città e da minoici diventano gli Iapigi. Noi abbiamo dei vasi, dei frammenti di vasi minoici, minoici per forma, minoici per decorazione, ma che nel momento in cui l'archeologo va ad analizzare l'argilla di cui è fatto quel vaso, l'argilla è salentina. Cosa vuol dire questo? Quegli artigiani erano minoici e hanno fatto i vasi come li facevano a casa loro, ma li hanno fatti qui. Così come succederà nei secoli successivi, la Puglia dell'età del bronzo è la Puglia dei contatti col mondo miceneo, ma differentemente da altre regioni italiane nell'età del bronzo,
questo luogo non perde mai la sua identità. Questa terra, nell'età del bronzo, queste comunità dialogano a tu per tu con quel mondo. Qui si posano, e qui, nei Salentini, i suoi cretesi, Idomeneo, condusse. Quando ho incontrato i miei nuovi genitori il 24 novembre di 5 anni fa, avevo paura che non mi sarei trovata bene con loro. Pensavo che non sarei mai stata capace di chiamare mamma un'altra donna, che non fosse la mia mamma colombiana. Sandra è forte e molto simpatica. La cosa incredibile è che le assomiglio. Nessuno crede che sia stata adottata. Il nostro rapporto si è sviluppato nel tempo. Grazie alla sua pazienza e all'affetto che dimostrava a me e al piccolo John, sono diventata meno timida. E a poco il mio italiano è migliorato. Ora siamo così in sintonia che basta uno sguardo per capirci. Mi ha insegnato ad essere sempre leale e giusta. E sai una cosa? Ringrazio il Signore di avermi fatto trovare lungo il mio cammino una mamma buona e forte come lei. Questo è Pietralecchese, sai? È una scultura. Dai, puliscila un po' perché non si vede niente. Ecco, è una testa, è la testa di una fanciulla, è una testa femminile. Guarda che belli i capelli, sono bellissimi. Ma è bellissimo, guarda. Sono emozionato. Bravo. Grazie. Adamedeo. Grazie. Dai, forza. Porca miseria, ma è conservata perfettamente. Perfettamente, però qui si vede chiaramente che gli hanno dato un colpo e proprio hanno voluto sfregiare la faccia. È volontario. È volontario, questo è volontario. Maledetti cartaginesi, perché sono loro che hanno distrutto il santuario e distrutto i volti di questo fregio meraviglioso. Bellissimo. Signorina, se vuole scendere, vuole partecipare a questa scoperta, venga, venga. Sai qual era il nome antico di Castro? Era Castrum Minerve, perché qui c'era il santuario di Minerva, cioè la stessa dea che i greci chiamavano Atena. Ma questa era un'Atena particolare perché è rappresentata, abbiamo il bronzetto, la statua nel museo, è rappresentata con l'elmo frigio, perché era usato nella zona di Troia. E penso che Virgilio, proprio il grande poeta, nello scrivere l'Eneide, abbia collegato questo luogo al mito di Enea e ha messo proprio in questo punto il luogo dello sbarco di Enea. E il momento in cui Enea arriva sulla costa dell'Italia è uno dei momenti più ricchi di pathos, di emozione, di tutto il poema. Avea l'aurora già vermiglia e rancia, scolorite le stelle, allorché lunge scoprimmo e non ben chiari monti in prima, poscia i liti d'Italia. Italia, gridò Acate primieramente. Italia, Italia, da ciascun legno ritornando, allegri tutti la salutammo. I greci chiamavano la penisola salentina Messapia, cioè la terra di mezzo, perché era una terra tra due mari. I Messapi erano i popoli che vivevano nel Salento, ma queste popolazioni poi si sono trasformate quando ad un certo momento c'è stata una migrazione dall'Albania di oggi e quelli che abitavano poi hanno creato una diversa identità e c'era una divisione proprio dei compiti, perché i Messapi, i maschi, erano molto bellicosi e avevano una fama di essere estremamente abili nell'arte della guerra.
e invece le donne gestivano tutto il resto della società. E una mia idea è che anche la scrittura l'abbiano inventata le donne, perché una delle più antiche iscrizioni messapiche l'abbiamo trovata incisa sui pesi da telaio. Però questo periodo si conclude con la conquista da parte dei Romani del Salento. Personaggi come Ennio, come Pacuvio, come Livio Andronico vennero presi prigionieri dai Romani e portati a Roma. E questi grandi intellettuali hanno fondato a Roma la cultura latina. Io sono cittadino di Roma, io che un tempo fui cittadino di Rudia. Laggiù sarà la costa, dove cantano i grilli, dove dicono i grilli: Gesù, 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 Gesù. Otranto pareva deserta. Stetti a guardarla e pensai che era bella, come una donna minuta e ben fatta in cui uno trova tutte le bellezze. Costruita di pietra bianca, porosa e robusta insieme. Nobile di muraglie, dove ero nato, dove la cura di Dio mi aveva fatto nascere la moglie ed il figlio. Salve. Ciao. Posso osservare pure io? Come no? Certamente, mi fa piacere. Prego. Stavo guardando quelle scritte. Che cosa sì? sono? Guarda, sto proprio trascrivendo quelle iscrizioni. Sono iscrizioni in greco. Spiegano le scene che sono raffigurate qui. Per esempio c'è Gesù, Jesus Christos, che lava i piedi agli apostoli. E poi l'ultima cena. Quindi scene tratte dal Nuovo Testamento, dalla Passione di Cristo. Questa è una chiesa praticamente bizantina, è molto antica, lo sai. Si chiama la chiesa di San Pietro di Otranto, è molto famosa tra gli storici dell'arte. E pensa, è del X secolo. La nostra terra è stata anche un importante punto di trasmissione della cultura antica greca verso il Rinascimento. Sai, Firenze, Lorenzo de' Medici, Roma, i papi, i grandi umanisti, devono molto a noi, al Medioevo bizantino che attraverso la copia dei manoscritti ha fatto arrivare nelle loro biblioteche queste grandi opere che ora sono patrimonio dell'umanità, ma venivano copiati anche molte opere non sacre, opere profane. Pensa che a San Nicola di Casole avevano addirittura un libro di commedie dell'autore antico Aristofane. Qui c'erano accademie e monaci sapientissimi. Oh, città gloriosa. La nostra terra è da sempre stata una terra di accoglienza, di persone provenienti
da vicino ma anche da lontano, e hanno sempre convissuto qui in modo armonico, perché dopo i bizantini ci sono stati tanti altri popoli che si sono avvicendati, i normanni, gli svevi, gli angioini, ma la cultura greca qui nel Salento è stata sempre molto radicata. Sangue trentino, saporito come mente e petrusino, sangue forte e fino contro il turco malandrino. Fernando è il mio papà italiano, è un poliziotto, fa indagini come nei film e arresta i criminali, che ci sono anche qui, forse un po' di meno che in Colombia. Ma perché devi essere sempre questa festa? È più calda lì. Pronto? Sì, sì. Sì, che cosa dovrebbero... Ah. Spesso siamo in ansia per paura che gli possa capitare qualcosa. Okay. Ama molto fotografare, è un bravo fumettista, gli piace la musica, diversa da quella che ascolto io. Perfetto. Insomma, nonna, siamo una gran bella famiglia. Va bene. Stanotte si lavora. Mi raccomando, stai attento. Va bene. Otranto, Galliponi, Nardò, Galatone, città d'origine della mia antica stirpe, Brindisi, Taranto, Metaponto, Eraclea, Turi, Sibari, Crotone, Locri, Reggio, Messina e Siracusa. Queste città, una volta, erano importanti come quelle che oggi, in Italia, sono considerate le più illustri. Qui nacque la filosofia italica, qui fiorì la scuola pitagorica, qui, presso i greci, si ebbero i primi costumi e le prime norme del vivere civile, i primi cenacoli. Furono i Turi i primi a promulgare leggi scritte e, presso di loro Erodoto, il padre della storia greca, onorò la musa con i suoi scritti. Salve. Salamu alaikum. Ciao. Mi sorrida. Grazie. Prego, prego. L'anno scorso mi piacerà ogni tanto capo parlante queste cose. Giovane, vedi che sto facendo un taglio incredibile, sai? Quando andrai da tua moglie stasera non so come si comporterà con questo taglio molto sexy che ti sto facendo, sai? Buongiorno. Uy, buongiorno signore. Beh, che bella presenza. E come mai? Sto facendo un giretto perché mi è piaciuta la città. Entrato in un salone spettacolare, antico. Ho impiegato 53 anni a fare un locale simile, pieno di entusiasmo, pieno d'arte, pieno d'arte. Comunque, il suo taglio, guarda, è per me. Tranquillo. Venga, venga. Devo andare, è tardi, mi spiace. No. Entri, signorina, entri, facciamo il taglio. Mannaggia, non se... Mamma, queste signorine, quando vedono un maschietto qui dentro, se ne vanno. Taglia, vai, basta. Sei venuta a guardare queste meraviglie come le guardo io? Ah, si possono vedere in tanti modi. Io le vedo con la mente, tu le vedi con gli occhi. Vedi, in queste raffigurazioni c'è una storia incredibile, una bellissima storia. L'incontro di civiltà, i bizantini e i cattolici, i latini. Vedi le scritte? Le scritte sono sia in greco sia in latino. E che cos'è il greco? Il greco. Il greco è una lingua, una bellissima lingua.
quella che io parlo, le vozzerona melisa o greco, i glossamena o greco, la nostra lingua è il greco. E non lo parliamo ancora, prima lo parlavano anche qua, in questo piccolo paese che si chiama Soleto. Tanti e tantissimi anni fa c'erano le colonie greche. Che cosa facevano? Costruirono le loro città, si diedero delle regole e vissero felici per oltre due secoli. Era tanta gente che fuggiva dalle guerre per costruire un posto di pace. E così Creta, Cipro, gli Achei portarono qua, da noi, civiltà e cultura, fino a quando non nacque Roma. Ascolta questa data, 273 avanti Cristo distrussero i Messapi e distrussero una civiltà che aveva fatto fiorire anche Roma. Noi siamo i discendenti di quel popolo, un popolo fiero, orgoglioso. La nostra lingua, il greco, lo può trovare qua. Proprio per questo, Don Michiero, scusa, mi afforà, ida mi acchiatera, queste cibbie non sto cimitero. C'è voi, il rodiso, e queste vai, queste posto a Camposanto. C'è te la cami, nassianosa steria. C'è te la cami, natavalo, sto maccalurai. Io e ne mia nanghiera. Oggi tutto è andato in rovina nel lungo durare del tempo. Al presente la fortuna, volubile e sfuggente, che mescola e sconvolge tutto, che le sorti degli uomini e gli stessi imperi guida a suo piacimento. Tanto mutano e discordano i nomi e le circostanze. Gianna, cambia, io non mi voglio vedere questa cosa. Io sì. No, cambia. No, io mi voglio vedere questo. Ma scusa, è da bambini piccoli. Gian è cresciuto, allora, è un ometto di 10 anni. Va bene a scuola, ha sempre la passione del calcio, ma anche nuovi interessi. È sempre molto vivace e curioso di tutto. E come tutti i bambini italiani è un po' viziato. Andiamo d'accordo. Questo va bene. Anche se qualche volta litighiamo. Se no chiamo mamma. Già c'è? John insolito? John, mi raccomanda, a parte che è già tardi. Dai, le 9 sono ancora. No, è tardissimo. Papà, vieni. Dai, mamma, un altro pochino. Dai, chiama papà, ti dà la buonanotte e poi andiamo a letto tutti, dai. Posso vedermelo questo? No, okay. No, John. Ehi. Buonanotte, Paola. Mi raccomando, scema. Ok. La sveglia, come sono alla mattina. De fuori è tutto scuro. Lo giorno ancora tarda, si avvicina. All'ora della notte mi insegna la giornata, quando la solitudine è regina della strada. Ancero un aiarieggio, stanguccia fa cisteggia, o tempo pare buono, la prua per la scaleggia. Fra picca va e se perde tutta la scuritaggine, lo mondo con lo sole viene tutta la dammaggine. Lo mare lo capisci, te senti più sicuro, che una muschia e una montagna ci la viti in ciallo scuro. E l'omini te mare ogni giorno è dello stesso, ed è sempre una speranza, una preghiera allo Signore, un debunda la vaggianza. Ogni giorno se combatte sempre la stessa guerra, la vinci solamente, ci resci vasi in terra. Queste sensazioni te davvero stalle proprio. Dopo tutto del domare, son tuo figlio pure io. Gallipoli significa Calepolis. Calepolis significa città bella. E secondo me vivere Gallipoli è vivere il mare. Gallipoli è una città molto bella, una città di tradizioni,
Noi quando usciamo a mare, appena il sole sorge, per noi pescatori è d'obbligo, diciamo, d'obbligo, togliere il cappello e inchinarsi di fronte al sole. Questo è un gesto che facciamo noi tutti pescatori, cioè come un ringraziamento per il nuovo giorno che stiamo vivendo, per questo giorno che sta nascendo, che lo viviamo al largo dalla terra, lo viviamo in mezzo al mare e cerchiamo una mano che ci protegga sempre. Usa lento. Ma è tenetto. Lusula. E se il mare è tenetto. Lusula, non mare niente. Non mare niente. Da questa barca tu avevi questa curiosità. È una barca simbolo della fratellanza tra i popoli del Mediterraneo e anche oltre, perché tu troverai quelli neri, gialli, rossi, con capelli, senza capelli, biondi, scuri, con gli occhi azzurri, con gli occhi neri. Beh, quello è tipico del Salento. E tu sai quanto di più tipico nella popolazione salentina ci possa essere. Tu fai parte di questo miscuglio di popoli in una terra che è felice di essere miscuglio di popoli, che lo vuole essere, che scopre il suo lato marinaro. Allora, la prima cosa che ti suggerisco è quello di essere consapevole di questo. Tu che stai facendo questo tuo viaggio, questa tua navigazione nella tua vita, scoprendo la terra che adesso stai vivendo. Allora, da marinaio ti dico una cosa. Sai che quando si vara una barca, secondo tradizione, quando appena costruita la si mette in mare. Allora la barca scende dallo scalo, che è uno scivolo che porta la barca, e la barca deve avere sempre la prua, che è la parte davanti, la faccia, dicono i pescatori qua, deve guardare terra, perché la barca deve ricordare dove è nata, perché deve tornare là dopo il suo viaggio. E quindi continua nella tua vita a seguire sempre il tuo viaggio. Però la tua barca, la barca della tua vita, avrà sempre negli occhi là dove sei nata e là tornerai. Una persona importante nella mia vita qui in Salento è Chiara, una delle mie 5 cugine. È molto bella, ma anche timida. Lei mi ha reso tutto semplice. È diventata sin da subito la mia compagna di banco, di comitiva, di giochi. Le voglio molto bene. Con lei balliamo nella scuola di danza di Francesca, un'altra delle cugine. La differenza tra pizzica e tarantella? Tarantella? Sai, il meridione d'Italia c'ha tante, tutti dicono tarantella, ma c'è la tarantella calabrese, c'è la tamuriata napoletana, c'è la tarantella siciliana. Qui nel Salento abbiamo la pizzica pizzica, è il nostro ritmo, è il ritmo del nostro cuore. È una danza, è un ritmo che ci viene dalla notte dei tempi. Per noi la pizzica è come la nostra identità. Specialmente adesso nel 2000 è stato un po' il ritmo del riscatto. La tradizione ricorda sempre
è l'armonia con il luogo dove tu vivi. Quello crea una tradizione, e una tradizione quando è viva è disponibile sempre all'incontro. Una tradizione quando si mantiene viva cambia sempre. Questa è la pizzica pizzica. Questa è la mia terra, che tra le mani a clessidra lentamente mi scorre, con lo stesso ritmo del sangue che palpita nelle mie vene. E poi il cigno è canciato la scala. Mira, l'altro lato. Allora andiamo ancora a fare? Devi chiudere tutto, dai. Tutti? Oh, guarda! Penna vuota! Penna vuota, da porti a casa tua, da porti, hai capito? Ma tra poco mi stai dalla carta, ma che condizioni tu queste? Tranquillo, va buono così, non dica che ti fa caso, dai! La sinistra tua! E me una bagnone, che andiamo a uscire oggi! Dipende quando spicciamo le carte. Tocca, spicciamo! A capo tua, Tommaso, a capo tua, c'è troppo passato! C'è la signorina qua, eh? Buongiorno. Come va da queste parti, signorina? Sto facendo un viaggio. Ah, ho capito. Io già che un bicchiere di cosa? Vabbè, sto fatica. Allora, prego, prego. 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 Buon viaggio. Moneciamo, ne. Come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra? Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Non ci voleva meno della laboriosità di un popolo di formiche. Vieni Paola, vieni. Guarda, prendi un mucchio di terra così, vedi? Sticcia picca picca. Non senti niente. Non c'è qualcosa che senti un trasporto qua, che ti arriva al cuore, lo senti? Perché qua qualsiasi cosa pianti, qua esse, e mangiamo io, mangiamo te, i figli nostri, i genitori nostri, tutti mangiamo. Tu se vedi tutti questi muretti, vedi? Questi sono stati costruiti tutti dai contadini, tutti quanti, chilometri e chilometri e chilometri di muretti. Tutti questi alberi, chissà quanti anni fa sono stati piantati. E qua abbiamo raccolto tante di quelle olive prima. Quanta fatica abbiamo fatta, quanta. Tu devi pensare che con tutti gli olivi della Puglia abbiamo illuminato le più grandi città d'Europa. Parigi, Londra, perché tutto l'olio si creava qua, si produceva qua. E veniva tutto esportato nelle grandi città e illuminavano le città col nostro lavoro, con il lavoro dei nostri genitori, immagina. Poi purtroppo da qualche anno è arrivata anche la xylella e un po' tutto questo l'ha distrutto. Cambierà di molto il volto della campagna, degli aggregati umani, di interi paesi. È cambiato dal dopoguerra ad oggi, cambierà ancora tra due, tre generazioni e cambieranno naturalmente abitudini, modi di lavoro, rapporti. Ecco, l'unica cosa che non cambierà mai sarà l'idea del dialogo con la terra, che l'uomo ha stabilito dal tempo dei tempi, il grosso respiro, il sibilo lungo che si può dire solo di mattina, mirando nella vastità dei campi, con accanto sentinelle silenziose, gli alberi d'argento. Però non andiamo avanti, Andiamo avanti e cerchiamo altre alternative, perché noi con la terra dobbiamo continuare a vivere. Salva la terra che è tua, uomo del sud, libera terra, austera e antica, e questa cultura sia la placenta della tua umanità più vera, ove vita ferisce come fra le rocce germogli, e nessuno qui è senza radici, tutti orgogliosi d'essere nuovi e antichi. C'è una cosa, vero cara nonna, che vorrei dirti. Qui nel Salento ho trovato l'amore. Già. È un bel ragazzo. Si chiama Michele. Ha 19 anni e vive a Taurisano, poco lontano da me. Frequenta il quinto superiore e da grande vorrebbe fare il carabiniere, come suo padre. Come vedi, abuelita, sono super protetta. Papà poliziotto e suocero carabiniere. Nasco in Taranto.
nel sud del sud dei Santi. Tutta la terra d'Otranto è fuori di sé, se n'è andata chissà dove. È una terra nomade che gira su se stessa, a vuoto. Che Dio non ha conosciuto la Puglia, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come terra promessa. La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria è una delle chiese più belle d'Italia e per superficie affrescata addirittura è considerata la seconda chiesa in Italia dopo la Basilica di San Francesco d'Assisi. Raimondo dell'Orsini fu l'autore della costruzione di questa chiesa e sposò Maria d'Enghien Brienne, contessa di Lecce, che qui nella nostra basilica iniziò ad affrescare questi muri insieme al figlio Giovanni Antonio. Qui in questa terra era forte il rito greco, c'era l'influenza greca e una particolarità che ci riporta all'importanza del luogo, cioè il ponte tra l'Oriente e l'Occidente che rappresenta Santa Caterina. Nella prima campata ci sono due santi che si guardano, c'è San Nicola che rappresenta l'Oriente e Santa Chiara che rappresenta l'Occidente. Nella seconda campata c'è San Francesco che rappresenta l'Occidente e Santa Caterina che rappresenta l'Oriente. Non è questa la casa di Dio? Capitolo 28, versetto 17 della Genesi, dal sogno di Giacobbe. Queste parole si trovavano un tempo all'ingresso di quella che era la sinagoga della città di Lecce. Infatti gli ebrei si stabilirono a Lecce nel XIV secolo, in pochi lo sanno, perché quando si parla di Lecce molto spesso ci soffermiamo soltanto sul barocco e sul periodo romano. Però prima della costruzione della magnifica Basilica di Santa Croce, qui un tempo c'era il quartiere ebraico. Allora, inizialmente gli ebrei vivevano a Lecce come qualsiasi altro cittadino. Hai visto? Vivevano nello stesso quartiere, indossavano gli stessi abiti dei leccesi. Tutto questo cambiò quando i cittadini di Lecce attaccarono il quartiere ebraico e misero gli ebrei di fronte ad una scelta: lasciare Lecce, convertirsi o venire uccisi. Oggi più che mai, infatti, la Puglia è chiamata dalla storia e dalla geografia a protendersi sul suo mare come arca di pace e non a curvarsi minacciosamente come arco di guerra. L'incanto barocco è fermo, al suo posto. La nostra fortuna, quella pietra. Nel silenzio d'adesso sento ancora quel morbido scalpellare di chi, anarchico, l'ha ricreata in poesia. Siamo davanti a una dei monumenti simboli della città, del barocco. Guarda che meraviglia, guarda che facciata. Bellissima. Bella. Ti ricorda qualcosa? Sì. Del tuo paese? Sì, guardandola mi sento a casa. Hai visto? Hai colto una cosa fondamentale del barocco leccese. Sembra un po' quei grandi retablo degli altari lignei che ci sono in Colombia o nell'America Latina. Vero, è vero? È vero, è vero. È come se l'interno si fosse ribaltato all'esterno e quindi gli altari diventano delle facciate. Entriamo, ti faccio vedere l'interno. È un'architettura molto complessa, ha molti livelli di significato. Quest'idea della città celeste ritorna anche all'interno, perché vedi, sono sei colonne da una parte, sei dall'altra e su ogni capitello c'è la faccia di un apostolo. Del resto il barocco che cos'è? È una strategia, frutto di una strategia politica. È l'esaltazione
anche estetica della Chiesa cattolica che vuole strappare all'ortodossia questa terra. Lecce a un certo punto diventa la seconda città dopo Napoli del viceregno, tant'è che Lecce viene chiamata Picciol Napoli, Lecce Picciol Napoli. E quindi qui arrivano tutti i principali personaggi politici, capitani d'impresa e uomini che erano soprattutto spagnoli. Viviamo in un incantesimo, tra palazzi di tufo, in una grande pianura. Salento, terra di case bianche e palazzi con facce di spagnoli sghignazzanti, sotto i tronfi balconi barocchi, terra di chiese e campanili, condannata alla sete, coi santi che portano le sarde nella bocca. Tutti mi chiamano Fuertes, perché noi italiani ci abbiamo nella testa il castigliano. Anche quando mi chiamano per una cosa per cui hanno il documento in mano, signor Fuertes, Fuertes per catalano. Per quanto riguarda, e vengo al punto, la mia famiglia, di loro si hanno notizie a Roma nel 1400 qualche cosa. Poi si trasferirono a Napoli, li vediamo riapparire qui in Salento. E io non frequentavo le scuole. Io ho fatto le scuole fino alla prima media inclusa con in casa, perché non mi mischiassi con i bambini del popolo. E non so se avevo più voglia io di uscire a giocare con loro o più voglia loro di venire a giocare con me. Quando mio padre se ne andava con la nonna fuori a fare visita ai parenti, io aprivo il portone e succedeva quello che è successo oggi. Qualcuno che entrava dicendo posso entrare, non fastidio. No, non dai fastidio, mi fa piacere. Preparo a concludere un ciclo di vita in una maniera che a me sembra bella, prepararmi a morire senza nessuna fretta, sia chiaro, nella casa dove sono nato, e la considero una fortuna. Se ti posso fare un augurio, è che tu consideri il Salento la tua casa attuale, che sia o che non sia quella definitiva, e che convinta che la vita si può fare solo a casa propria, quale che sia, quella in cui sei nato o quella in cui scelto di tornare, perché c'è un'enorme differenza tra la Giuliano dove vivevo e quella dove vivo. Probabilmente anche tu, se decidi di tornare in Colombia, tra 30 anni, 40 anni la troverai diversa. Però sarà la tua casa, e se decidi di rimanere qui, che sia la tua casa. Scusa me, perché dico morto, perché?
Ti volevo raccontare anche di un'esperienza che ho fatto ultimamente, un viaggio alla scoperta del Salento, la bella terra dove ora vivo. Grazie a questo viaggio, per la prima volta, ho deciso di scriverti per riprendere i legami con la mia famiglia e con la mia identità colombiana. Sai che questo è un cammino, un pezzo di strada antichissimo che facevano i pellegrini per andare all'Euca? Sì, da quando, dicono, da quando c'erano le crociate già, che andavano, facevano questo percorso per, sono gli ultimi 10 chilometri per arrivare al santuario di Leuca. E poi è un cammino, no? Come la vita. Sì. Ma lei come mai si trovava qua? Io mi trovo qua perché sono il parroco di Barbarano. Ah. Da 3 anni che sto qui. Non me lo sarei aspettato. Sì, me lo dicono tutti, davvero. Non sembro proprio un prete. Paola, testa a casa? Un po' lungo il cammino, però. Un po' lungo, no? Bello. Allora, questa è la cappella di Leuca Piccola. E la chiamano così perché era l'ultima tappa per, andare, per arrivare a Leuca. Qui si fermavano i pellegrini per riposare un po' e poi riprendevano il cammino. E in fondo tutti siamo in cammino, io pure sto facendo un cammino. E non pensare che sia sempre così, che nella vita ne ho fatte tante di cose. Sono stato fidanzato, tenia Evagnone, discoteche e così ho iniziato questo cammino che poi un cammino di fede e poi un continuo crescere ed essere migliori e la fede è questa. Allora mo ti affido alla Madonna, Vergine mia, aiuta sta Vagnona, custodiscila sempre e fa che cresce e diventa una buona cristiana, una femmina, una bella, come sei tu. Venivamo al nostro fresco mare, a Leuca, fedeli avventure. Ecco, sui dorsi dell'onda c'erano secoli alla deriva, uomini, secoli per cercare meridiane paure. Vieni con me, seguimi. Allora, raccontami, com'è stato questo viaggio? Bellissimo, bello. Volevo arrivare alla fine del Salento, proprio qui. Però qui non è la fine, questo è l'inizio. Quindi non ci sono muri, questo è un ponte. Io ti auguro veramente che tu continui la tua avventura con la stessa passione. Grazie. Grazie di cuore. Adesso vado. Ho iniziato a farmi molte domande sulla vita e anche su me stessa. E ho imparato una cosa importante, che siamo tutti frutto di un'unica civiltà, quella dell'uomo, nei suoi diversi e affascinanti aspetti. La verità è che siamo tutti fratelli umani. Mi manca, Aurita cara, ma voglio farti sapere che qui sono molto felice. Mamma Sandra e papà Fernando mi vogliono bene e io a loro. Magari un giorno conoscerai i miei meravigliosi genitori salentini e saremo tutti una grande famiglia, europea-sudamericana. Oggi sono una salentina colombiana e mi sento molto bene così. Ti abbraccio forte, Aulita, la tua Paola.